È un lavoro straordinario ed è una risposta importante che l'amministrazione comunale insieme al CSV ha dato ai richiedenti del CAS. Siamo assolutamente soddisfatti. Ringraziamo anche e soprattutto gli utenti per la pazienza, per la collaborazione, perché il servizio che ha offerto il Comune insieme al CSV è un modello per tutto il cratere, quindi un lavoro di sussidiarietà che sta aiutando tutti i cittadini che devono ovviamente inserire nel nuovo sistema, nella nuova piattaforma la domanda. Abbiamo oltre 200 domande lavorate dai due sportelli, oltre 250 domande complessive presentate, perché c'è ovviamente sono anche cittadini che stanno procedendo meritoriamente in forma autonoma. Sono numeri che però impongono in questo momento un appello, un invito ancora più forte, perché il termine e la scadenza del 15 settembre è prossima, abbiamo ancora 2 settimane, quindi l'invito e l'appello a ricordare a tutti i cittadini questo termine di scadenza. È importante anche il filtro degli amministratori di condominio, che devono trasmettere le informazioni ai loro utenti, perché ovviamente queste settimane saranno settimane importanti e cerchiamo di distribuire anche il carico in modo uniforme per evitare che si possano creare disagi. Stiamo lavorando in questa direzione, vedremo se ci sarà necessità anche di potenziare gli orari, ma intanto esprimiamo soddisfazione, ma anche preoccupazione, un monito, un avviso a tutti che però è accompagnato ovviamente dalla conferma della piena, totale disponibilità. La speranza ovviamente è che le domande mano a mano vadano a ridursi. È proprio così, insomma, si stanno già riducendo per quanto riguarda l'edilizia privata. Ricordiamo che per quanto riguarda la città di Teramo, l'80% circa delle pratiche presentate è già stata lavorata e conclusa, quindi con l'emanazione dei decreti di contributo, oppure chiusa per altre motivazioni ed altre ragioni. Segno che la ricostruzione privata è partita con grande forza grazie al lavoro del commissario Legnini, dei sindaci, degli uffici dell'USR, degli uffici comunali, e si procederà in questa direzione grazie all'ordinanza 100, quindi ed è un risultato importante e straordinario che dovrà proseguire anche per quanto riguarda i danni gravi, che avranno la scadenza nel mese di ottobre per la presentazione delle domande da parte dei tecnici. Resta, e soprattutto per la città di Teramo, una criticità forte per quanto riguarda l'edilizia residenziale pubblica e le case popolari, le case ater, dove non c'è stato al momento alcun rientro nelle abitazioni. Ecco, quindi dobbiamo assolutamente aiutare l'ATER ad accelerare le procedure, lo abbiamo già fatto con la richiesta dell'attivazione dell'ordinanza speciale, ma ovviamente questo è il carico maggiore dell'utenza CAS, che come giustamente diceva lei, vogliamo assolutamente che si riduca, perché il vero obiettivo è far rientrare i cittadini nelle loro abitazioni.